Ciao a tutti da Polarak, oggi siccome dobbiamo parlare della Di Agostini, cosa ha fatto recentemente, ho detto ma quale mod migliore se non la mitica lancia Esagamma per parlare insomma di quello che sta succedendo adesso. È una mod gratuita per la 1.47 che vi ho portato anche in live su TikTok. Ho detto cavolo, su YouTube ancora non l'ho portata, ma portiamola, sono a Milano e discutiamo oggi e ci godiamo questo mezzo che devo dire è fatto veramente bene. Vi lascio il link qui sotto in descrizione. Oggi perché vi ho detto che voglio parlare di Agostini? Perché mi è arrivata un'email, in realtà nel gruppo già qualcuno l'aveva preannunciato, speravo fosse una fake news, invece non lo è stata. Praticamente Di Agostini, che ha deciso per la collezione Camion d'epoca, ha deciso di aumentare di un euro, e forse da quanto ho capito per tutte le collezioni, non solo Camion d'epoca, di aumentare un euro. Partiamo da 25 euro a 26 euro a unità. Già era una collezione bella costosa, adesso inizia, dice vabbè Poderac un euro, e vabbè ma te ne spediscono due alla volta, sono 2 euro. Siamo alla 20ª uscita tra poco, ne mancano circa una quarantina, sono 80-100 euro in più che si vanno ad aggiungere al budget che avevi in mente per finire la collezione. Io devo dire che sono un po' deluso, ma non deluso da questa cosa, un po' da tutto come è gestito da Di Agostini per questa collezione. Partiamo da come è stata gestita proprio da un punto di vista di distribuzione in Italia. Questa collezione che cosa hanno fatto? Hanno fatto due uscite differenti per il nord e sud. Quindi al nord alcune uscite uscivano, al sud altre uscite uscivano, ma in maniera diversa. Sì, poi nel grande succo finale, alla fine arrivavano tutti a tutti, tutto a tutti, però arrivano in maniera distribuita differente. Qui ci sono varie ipotesi sul motivo di questa scelta, io ne ho magari pensate alcune. Posso dire le cause, ecco dai, perché così almeno non andiamo a dire cose strane. Secondo me, che cosa ha causato questa cosa di mettere due uscite differenti per il nord e sud? Ha distrutto, secondo me, gli edicolanti, raga. Gli edicolanti completamente distrutti. Perché? Il cliente del sud si vede su Facebook che l'amico del nord ha una determinata uscita. Va dall'edicolante. Ehi, edicolante, ma perché? Che ne so, il furgone lì, il camion dell'Agip non è uscito qua? L'edicolante dice che ne so, io ho ricevuto questo. E già cosa fa il cliente del sud o del nord? Si arrabbia con il proprio edicolante. Ah, ma non hai la collezione seguita in modo giusta, mi imbrogli di qua di là. Non pensando che in realtà è Di Agostini che ha scelto che per il nord e il sud ci sono due uscite differenti. Altra cosa, per sempre nord e sud, che cosa causa questo? Causa che molti magari comprano le uscite del sud e quelli del sud comprano le uscite del nord, e quando è il momento che arrivano in edicola poi non li vanno a comprare perché ce li hanno già, perché li hanno comprati su eBay, su siti esterni. E questo è un altro svantaggio per l'edicolante, perché si trova dell'invenduto, dice l'edicolante. Come mai il mio cliente affezionato a questa collezione mi ha detto che voleva tutto e poi arriva il momento che escono non le compra più? Perché giustamente dicono i collezionisti, io non riesco ad aspettare, no? Se una cosa è disponibile la compro subito. Sbagliata questa cosa, perché alla fine basta aspettare, arriva lo stesso. Però cosa causa? Causa che poi l'edicolante si trova dell'invenduto, perché il suo cliente è andato su eBay, se l'è comprato già il suo pezzo. E dovete sapere una cosa, l'edicolante alla prima uscita di solito, facciamo finta, ne riceve 10. Se di queste 10 ne vende solo 7, dalla seconda uscita il distributore gliene dà 7, non gliene dà più 10. Stessa cosa nella terza uscita, se nella seconda ne ha venduti di questi 7 solo 5, alla prossima 5, fino ad arrivare man mano a 0. E l'edicolante arriverà a un momento in cui, ne sa, già alla 20ª uscita ne vende massimo 1 o 2, o addirittura solo su richiesta. Adesso io abbasso un po' il traffico qua perché è veramente troppo esagerato, e altrimenti qui non ci muoviamo più. Comunque,
Questo è un grande problema. E favoreggia questo, dà un favore molto nei confronti di Diagostini, che siccome la gente si arrabbia perché in edicola non li trova, va in edicola e non trova le uscite giuste che vede su Facebook o in qualsiasi altra cosa, dice non vado più in edicola, mi abbono al sito web, capito? Hai capito? Questa è la causa. Che poi sia una cosa voluta o non voluta, non lo possiamo dire, non lo possiamo... Però possiamo dire che quello che è stato fatto ha causato questo, ok? E che cosa è successo? È successo che quindi la gente... ma molta gente è arrabbiata. Ma non è la prima volta, non è che dici, oh, questa collezione ha sempre fatto così. Io mi ricordo anche quando tantissimo tempo fa mio padre comprava i trenini. C'erano, che ne so, la mappa lì con tutto il circuito del treno. Devi comprare pezzo, pezzo, pezzo. È sempre stato così. Solo che abbiamo un vantaggio adesso noi. Negli anni 2000 internet non era tanto diffuso. Non esistevano i gruppi Facebook. Esistevano a malapena i forum. Non si sapeva bene cosa succedeva nel resto d'Italia. Adesso invece si sa, e come, grazie a internet sappiamo in tempo reale cosa sta facendo in tutta Italia, se ci sono ritardi di qua, di là, se sono degli scammer oppure no. E tu dici, va bene, dai, stai adottando questa strategia e quindi vabbè, le edicole man mano forse ti vuoi staccare dalle edicole, vuoi fare tutto online, non si sa, non si sa cosa vuole fare. Però almeno gli abbonati li tratti da gioiello. No! Gli abbonati non vengono trattati da gioiello, raga. Perché? Vi spiego. Innanzitutto, tutte le spedizioni, a parte rare eccezioni dove ci sono i regali, non sono tracciate con la spedizione. Considerate che all'edicolante, quando voi andate... Perché dovete tenere anche in considerazione questa cosa. Quando andate in edicola, l'edicolante più o meno, abbiamo scoperto, guadagna 5 euro da ogni uscita. Ok? Quindi si presuppone che Diagostini, vendendo anche online a 25 euro, quei 5 euro se li è risparmiati perché li vende lei direttamente al cliente. Non so, per dire, la mia teoria è 5 all'edicolante, 5 al rivenditore locale, perché in ogni regione c'è il distributore, e o 5 o 10, dipende, non si sa, penso 10 il distributore. Vabbè, comunque, guardate che c'è una fetta per ogni catena. Con gli abbonamenti online Diagostini va a risparmiare su tutta questa catena. Non c'è l'edicolante, quindi 5 euro in più per ogni modellino. Probabilmente per il distributore, non lo so, il distributore magari ha un distributore online, quindi quelli ancora non ce li ha lei, ma secondo me li gestisce tutti lei. Quindi con gli abbonamenti guadagna un botto. Quel 1,50 euro che mi fa pagare in più a me per avere tre modellini in più, in realtà è che sta guadagnando alla grande, eh. Non è che... Cioè, glieli sto strapagando i modellini, non sto ricevendo niente di gratis o di regali, di pseudo regali. Quindi, gli abbonamenti non solo hanno questo guadagno in più, ma le spedizioni non sono tracciate. Vengono spedite attraverso un servizio editoriale di Poste Italiane, che è proprio fatto per tipo le aziende come Diagostini, gli editori. E ogni spedizione, ho visto sul sito, loro la pagano 2,20 euro, mi sembra, sul sito delle Poste ho visto. Quindi guadagni al massimo proprio, guadagni al massimo. Ma la cosa grave è che, ok, se era un giornalino, tipo il fascicolo lì del... Ci sta che tu me lo spedisci non tracciato, ma tu non mi puoi spedire non tracciato dei modellini fisici. Cioè, i modellini, a come vengono spediti da contratto di Poste Italiane, loro, il postino, se ha una coscienza, dice ma questo pacco non lo posso lasciare custodito, ti citofona. Ma sul contratto, sulla tipologia di spedizione che stanno facendo loro, non è tenuto il postino a citofonarvi. Teoricamente risulta come se fosse un pacchetto da inserire nella cassetta della posta, ma è impossibile inserirlo, quindi te lo appoggiano. Chi ha un condominio magari con accesso a un atrio e la posta dentro, è fortunato, il pacco glielo mettono dentro. Chi abita in una villa, glielo lasciano sopra, alla portata di tutti. E quanta gente è stata derubata di questi pacchi? Io per fortuna adesso sono sempre riuscito a trovarli. E hanno detto,
Non vi preoccupate, anche se non è tracciato, non vi arriva, noi ve lo rispediamo, ok? Ma perché io devo stare con l'ansia? Pensate, quando vado in vacanza in estate o in inverno, una settimana, no? Come faccio a recuperare il pacco? Cioè, per una settimana il pacco lì rimane, magari. Sopra cassetta della posta alla portata di tutti, perché non c'è un tracking. E se ci fosse il tracking, il postino non ti trova, te lo lascio in posta. E tu dopo con calma te lo puoi andare a prendere in piena sicurezza e tutto il resto. Altra cosa di questa spedizione non tracciata, adotta una strategia stra genius. Il pacco non arriva, tipo l'uscita, il pacco 9 non mi è ancora arrivato. Cosa fanno? Colpa delle poste, non arriva. Però vai su Facebook, dove abbiamo il nostro gruppo, dove discutiamo di questo, e 10-15 persone sono già nella stessa situazione, quindi non è una questione di poste, qui che non hai ancora spedito, cioè tu dici via posta, via email che è spedito, ma in realtà non è spedito. Perché non è, siamo a maggio, non è che dici c'è Natale, c'è qualcosa, niente, non c'è niente in questo periodo. Da 2 settimane, 3 settimane che stiamo aspettando, questi pacchi non arrivano. E loro usano la strategia, essendo non tracciato, noi abbiamo spedito, le poste italiane che è lento. Ma non è così, vi assicuro che poste italiane a Brescia, ok, ogni tanto c'è quel caso eccezionale dove la posta non arriva, ma una volta, non sempre. Cioè qua capita una volta sì, cioè una volta arriva l'email spedito, dopo 3 giorni arriva. A volte arriva l'email spedito e arriva dopo un mese. Peggio come se spedissero dalla Cina. E usano questa strategia del non tracciato, guadagnando al massimo, perché spendono sì e no 2 euro di spedizione, ricordandovi che non c'è di mezzo l'edicolante, quindi si prendono 5 euro in più, si prendono forse anche 5-10 euro perché non c'è il distributore, gestiscono loro tutto quanto. E 5 euro per il corriere gel, 5 euro. Attenzione, stiamo parlando se spedisci un pacco, ma se tu fai accordi, garantisci tipo a Bartolini, a GLS, DHL, un tot di un numero di ordini, ti fanno un prezzo altro che 2 euro. Anzi, veramente pagherebbero 2 euro, ma con spedizione tracciata è tutto. Ma perché sappiamo queste cose? Perché ci abbiamo lavorato in questi settori, insomma. Però è tutto gestito così, all'italiana maniera. Le vendite offline arrivano modellini sfasciati. Agli edicolanti. Gli edicolanti si ritrovano dei modellini già rotti e non sanno se venderli o meno, perché poi il cliente, giustamente, se è rotto, vanno da loro e dicono: ehi bro, edicolante, se chiama il rivenditore, dice: scusa, me lo cambi perché è arrivato rotto. Ma guarda che non te li do, non te li do più, se continui a farmi resi. Cioè, capito? Gli edicolanti sono continuamente in ostaggio, praticamente. Oddio, questo che a sinistra si è buttato. Invece gli abbonati non è che dici: oh, ma ok, basta, non voglio avere più modellini rotti, non voglio più che al nord sud decido io quello che deve arrivare. Ti abboni, ma anche lì il servizio è abbastanza scadente a livello di qualità, nel senso non hai il tracciamento di un pacco. Ma nel 2023 ho il tracciamento di un pacco. È assurda questa cosa. E soprattutto per il costo. Cioè, per ogni spedizione io per ogni pacco io 52 euro. Però c'è una cosa da dire. Una cosa devo dirla però. Una cosa giusta la stanno facendo. Quando però a noi abbonati arrivano i pezzi rotti, non fanno storie. Il servizio clienti è sempre stato efficiente. E effettivamente il modellino è sempre stato sostituito. Immagino anche se non dovesse arrivare. Oddio, non lo so. Ho letto anche lì qualcuno che ha avuto problemi. Però ho visto che hanno avuto problemi perché hanno pagato in contrassegno, robe. Pagamenti che nel 2023 io ancora non so come mai esistono. E c'è questo problema. Ora che è arrivato ora è arrivata l'email. Da 25 passiamo a 26 euro. Già in alcuni casi abbiamo detto che i modellini, secondo noi, erano un po' troppo costosi. Adesso, vabbè, 1 euro in più. In realtà si aggiungono 2 euro in più, perché ogni pacco te ne spediscono 2. Ma cosa hai in più come servizio? Niente, il motivo dell'aumento. Per via dell'inflazione, costo di materie prime, tutto di qua, di là, abbiamo dovuto aumentare di 1 euro. Secondo me è una cavolata. Posso dirlo che è una cavolata? Perché il prezzo del carburante è rimasto stabile negli ultimi mesi.
fallo l'aumento quando un anno fa, quando c'è stato il boom del carburante. Dubito delle spedizioni dal Bangladesh, non so da dove vengono prodotti, che quasi sicuramente già tutta la collezione ce l'hanno in magazzino. Costi di spedizione, sono andato sul sito delle poste, è aumentato sì negli ultimi mesi, ma di 10 centesimi, ma non è una cosa recente neanche l'aumento di Poste Italiane, è stato a inizio anno. Cioè non capisco perché arrivato adesso, in questo ultimo periodo, ah raga stiamo morendo, dobbiamo aumentare di un euro tutte le collezioni. Ma fosse un servizio eccellente, un servizio che nessuno si lamenta, ma se tu vai a vedere le recensioni, cioè i modellini sono belli, bisogna dirlo, i modellini sono fantastici. Se tu vai a vedere, chiedi all'abbonato, ma come ti trovi? Ti trovi bene? Secondo me su 10, 9 sono recensioni in cui dicono, no, non mi sento che l'abbonamento o la collezione sia stata seguita correttamente. Cioè, io vedo sempre nel gruppo gente che si lamenta, non è mai un commento, cioè, c'è sì il post positivo dove giustamente il collezionista, come sono io, vede il modellino felice. Alcuni sono bellissimi, bisogna dirlo, tipo il Parmalat, me ne sono innamorato. Però questo non può essere l'unico elemento per dire ok, bellissimo tutto quanto. Almeno un aspetto positivo ci deve essere. Io ho capito, magari non vuoi più con le edicole, ma almeno se vuoi veramente fare questa cosa in futuro, io voglio fare solo abbonamenti online, ma gestiscilo bene, perché poi sentiamo, ma non ce la facciamo, ragazzi, siamo in bancarotta di qua, di là. Ma se vengono gestite così le cose, ci credo che poi la gente annulla gli abbonamenti. Perché un'altra cosa di questo aumento, nel sito tu hai scritto questa cosa, De Agostini: aumentiamo solo in caso di aumento della percentuale IVA. Non c'è scritto in caso di aumento dell'inflazione. Io sono andato a cercare un contratto, poi i contratti degli abbonati dove si trovano? Non sono riuscito a trovarlo da nessuno, è nascosto. E io quasi considero questa una pubblicità ingannevole, perché io mi sono abbonato alla tua collezione sapendo di dover spendere quei 25,99 euro sempre. Non che tu arriviamo alla uscita 40esima, no, da adesso 50 euro a modellino. Se tu mi fai vabbè, ma ti do la possibilità di annullare l'abbonamento quando vuoi. Ma l'abbonamento lo potevo annullare anche prima di questo aumento. Tu, se eri sincera, per non essere una pubblicità ingannevole, dovevi dare la possibilità. Ok, non sei più d'accordo? E giustamente ho rovinato la tua fiducia, perché tu pensavi di spendere sempre 25 euro, invece adesso te ne farò spendere 26. E forse anche in futuro magari deciderò di aumentare, che me ne frega a me, dice De Agostini. Ok, tu puoi farlo, però per non essere una pubblicità ingannevole devi dare la possibilità all'abbonato. Io mi sono abbonato perché sapevo di questa cosa, che il prezzo fosse sempre quello. Sul sito è messo così, solo in caso di aumento dell'IVA. Tu mi devi dare la possibilità di rimborsarmi tutti i soldi per tutti i modellini che mi hai spedito. Attenzione, ma ti ridò ovviamente tutti i modellini, eh. Allora sì, lì era giusto. Ok, mi hai fatto l'aumento, disdico. Siccome io avevo in previsione di prendere tutta la collezione, però adesso mi hai aumentato, non la voglio più fare, ti ridò tutti i modellini, ma mi rimborsi tutto. No, no, perché lo so, qualcuno direbbe, no, no, mi devi rimborsare, basta i modellini militari. No, quello no, quello no, quello è eccessivo. Cioè, ok, diritti del consumatore, però fino a un certo punto. Però secondo me, per essere corretta, doveva dire così, doveva far così. Ok, io ti aumento, e non ho scritto da nessuna parte che avrei aumentato prima o poi in caso di inflazione. E quindi ti do la possibilità di essere rimborsato, però mi devi rispedire tutti i modellini. Io non l'avrei fatto, perché è la mia prima collezione che vorrei completare. Però vi posso dire che è un parto questa collezione. Cioè non sono sereno a fare questa collezione. Se dovesse uscire un'altra collezione, ci penserò non due volte, 10 volte prima di rifarla una collezione con De Agostini. Ma in realtà non è solo De Agostini, sono tutte a momenti che fanno così, ho sentito ormai. Però poi ci si lamenta, Amazon di qua, Amazon sta rovinando il
il mercato. Ma se si lavora in questa maniera, come fai a dire che Amazon ti sta rovinando il mercato? Se tu che non sai gestirlo bene, se tu che non sai tener cura del cliente. Perché non è possibile tutti questi problemi, sia per gli abbonati sia per le persone normali. Stai rovinando le edicole, che già le edicole poverine non vendono quasi più niente a momento, cioè sì, a parte i clienti che amano ancora la carta e di qua e di là, ma il mercato degli edicolanti è calato parecchio per via dell'online. Ok, che tu adesso vuoi fare sta roba qua, perché poi alla fine della collezione si faranno i conti. Ma perché non hai venduto la collezione? A chiederanno all'edicolante. Quindi dalla prossima volta la facciamo solo online, non la facciamo più fisica. Ah, io mi immagino che possono fare una roba del genere, perché scusa, qual è il senso di fare nord e sud? Per distribuire meglio la collezione? Eppure i ritardi ci sono stati lo stesso. Poi come fai a prevedere? Tu puoi fare questa cosa una volta lanciata la collezione, invece tu già questo l'hai previsto ancora prima del lancio. Capito? E che dici, no, ma abbiamo avuto un boom di vendite e allora abbiamo dovuto far così. No, questa cosa è stata scelta ancora prima di iniziare la collezione. Quindi ecco perché mi viene l'idea che forse vogliono cercare di spingere di più l'online e cercare di staccare il cliente dall'edicolante. È una cosa gravissima questa, secondo me. Perché non è una cosa di comodità, perché vogliono fare arrabbiare il cliente, fanno arrabbiare il cliente, poi giustamente il cliente la prossima volta dice mi sono arrabbiato con il mio edicolante, faccio online. Questo mi dispiace, perché veramente la collezione è bella, non si può dire che è brutta. Sì, ci sono camion più belli, camion più brutti. Sentite questo bellissimo veicolo della Lancia, è bellissimo, anche su Eurotrack. Il modellino che hanno fatto anche della De Agostini è bellissimo. Però mamma mia raga. No? Cosa ne pensate di quello che ho detto oggi? Siete d'accordo? Siete in disaccordo? Cosa ne pensate di questi aumenti? Perché alla fine gli aumenti ci sono stati dappertutto, sul latte. Ragazzi, il latte lo pagavo 1 euro, adesso è passato 1,25 euro, 1,50 euro. L'ultima volta 1,75 euro un litro di latte. Quello sì, ma non ho capito questo aumento così in questa fase di aprile-maggio. Non dico che ci stiamo riprendendo a livello economico, ma a livello di carburante è da un bel po' che non ci sono più aumenti, è stabile. A livello di materie prime ce l'hai già in magazzino, dai, non diciamoci cavolate, ce l'hai già tutti in magazzino. Anzi, magari alcuni sono anche riciclati da altre collezioni. È un aumento un po' strano, posso dirlo? Io adesso sono arrivato a Verona, ho fatto il mio giretto, ho detto la mia su questa situazione. Mi direte la vostra qui sotto nei commenti. Mi raccomando, lasciate mi piace, iscrivetevi e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!